Ciao, negli scorsi due video abbiamo visto Soccarda sotto due punti di vista diversi. Abbiamo visto il centro storico e anche i parchi, ci siamo fatti un bel giro tra i parchi. Ma Stoccarda è una città piuttosto famosa nel mondo per essere la città dell'automobile, sede di grandi marchi come Porsche e Mercedes. Entrambi i marchi hanno il loro museo dedicato, che io ovviamente ho approfittato di visitare. E vorrei portarvi con me in questa comparazione, soprattutto perché alla fine del video scoprirete quello che per me è nettamente superiore all'altro. Spero che nessuno si offenda perché stiamo parlando semplicemente della mia percezione di quello che è il museo, non ovviamente di prestazioni di automobili, anche perché non è una cosa che generalmente tratto e di cui sono appassionata. Partiamo con il primo museo, quello della Mercedes-Benz, e partiamo dal costo del biglietto, che in realtà è uguale per entrambi, perché si tratta di 10 euro come biglietto standard, ma io ho sfruttato il biglietto ridotto che c'è dopo le 16:30 ed ho pagato soltanto 5 euro. Il museo è un percorso che si estende su oltre 16.000 metri quadrati e che va dalla prima auto della storia, inventata da Carl Benz nel 1886, fino ai futuristici veicoli ad idrogeno, passando per le leggendarie auto da corsa. All'ingresso avrete un ascensore che vi porta direttamente all'ultimo piano e, scendendo lungo una spirale, si ripercorre appunto tutta la storia del celebre marchio, con anche qualche chicca speciale come appunto la papamobile. L'audioguida ovviamente è gratuita ed è anche in italiano. Vi basterà semplicemente mettervi le cuffie e ogni volta che entrate in una nuova sala o vi avvicinate ad un punto che corrisponde ad un audio, questo parte in automatico. Ed è stata una cosa che mi ha un attimino sconvolto, nel senso che non sapevo di questa possibilità perché è la prima volta che appunto provo un'audioguida così tecnologica dal mio punto di vista. E sì, si dice Porsche perché non è un marchio francese ma tedesco. Anche in questo caso il biglietto standard, diciamo così, intero costa 10 euro, ma appunto anche in questo caso ho sfruttato il biglietto ridotto che c'è dopo le 5 del pomeriggio che costa appunto 5 euro. Il museo è stato inaugurato nel 2009 ed ospita circa 80 vetture, principalmente da corsa della casa automobilistica, in oltre 5.000 metri quadrati di esposizione. A differenza del museo Mercedes, qui dopo l'ingresso ognuno è libero di girare per l'area espositiva come vuole sostanzialmente. Non c'è però, a mio avviso, un senso logico, quindi non l'ho apprezzato molto come scelta questa. Anche qui c'è l'audioguida, ma almeno per quanto riguarda la mia esperienza, io ho riscontrato alcuni problemi. Non pretendevo che fosse tecnologica come quella del Museo Mercedes, ma molto spesso, inserendo il numero legato ad un'auto, non partiva un audio, ma c'era un testo da leggere e a volte questo testo era addirittura in inglese, quindi non puoi darmi un'audioguida in italiano, ma poi devo leggermi i testi, peraltro in inglese, che per me non è un grosso problema, visto che comunque lo parlo piuttosto bene, ma se mettete uno come mio padre o mio fratello che l'inglese non lo conoscono, non è assolutamente fattibile come cosa. In più vi dico, per quanto riguarda entrambi i musei, se volete visitarli entrambi e pagando il biglietto però quello standard, se portate il biglietto del primo che scegliete di visitare al secondo museo, avrete uno sconto sempre sul biglietto standard del 25%.
Da quello che ho detto, sicuramente avrete già capito quale dei due musei consiglio di più rispetto all'altro, ed è appunto il Museo Mercedes. Se la vostra visita a Stoccarda prevede uno soltanto di questi due musei, appunto quello Mercedes è quello che vi consiglio. Peraltro è anche un pochino più vicino al centro, quindi è più facilmente raggiungibile. E a mio parere, anche dal punto di vista storico, per quanto riguarda la mobilità a quattro ruote e la storia dell'automobile, è assolutamente molto più completo. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso appunto lasciate un bel like e commentate, soprattutto se avete visto questi due musei, facendomi sapere a quale avete preferito dei due. Se non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella in modo tale da non perdervi i prossimi video. Il prossimo sarà veramente assurdo perché è una cosa che non ho mai fatto. Vi ricordo anche che qui sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo al prossimo video e come al solito vi dico, have a nice life!